Car tablet dedicato BMW Serie 3, come vedete è tutto nell'alloggiamento originale. Prima dashboard, possiamo attivare la seconda. Possiamo anche personalizzare tutti i colori. Abbiamo gestione video e audio tramite la USB. Aumentiamo il volume. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Stesso discorso per la musica. Possiamo gestire tutte le playlist, abbiamo anche la copertina, il cover e questo tutto tramite USB. Navigazione, possiamo collegare il via voce Bluetooth ed avere anche streaming musicale e poi partiamo da tutta la sezione Android. Possiamo attivare il vocale. Viale Palmiro Togliatti 600. Contenitore Android. Una volta che viene il cliente, mettiamo l'account, accediamo al Play Store. Come vedete, il sistema è velocissimo: Android 9, 4 GB di RAM, ROM 64 GB. Possiamo eseguire posizione real time. Possiamo cambiare anche lo sfondo, mettere satellite. Poi abbiamo YouTube. Trailer 4K. I'm dealing with the future of the planet. The necessary shock to the system. I am human evolutionary change. Bulletproof. Superhuman. Who the hell are you? Bag. E poi andiamo nella sezione originale, dove possiamo gestire, ritornare su tutte le funzioni originali. Qui abbiamo gestione clima. Intrattenimento, abbiamo le varie sorgenti FM, CD, AUX. Tutto quello che è in essere originale rimane. Adesso accendiamo un attimo, andiamo in retrocamera, anche se non c'è la retrocamera, possiamo vedere i sensori di parcheggio attivi e questa è una funzione originale. Rivediamo un attimo la dashboard. Parcheggio, ok.
qui abbiamo la prima e poi andiamo, ecco qui.